speranza certa, carità perfetta. Dal libro della Genesi. Quegli uomini si alzarono e andarono a contemplare Sodoma dall'alto, mentre Abramo li accompagnava per congedarli. Il Signore diceva: devo io tenere nascosto ad Abramo quello che sto per fare, mentre Abramo dovrà diventare una nazione grande e potente, e in cui si diranno benedette tutte le nazioni della terra? Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. Sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo, vedendo la folla attorno a sé, Gesù ordinò di passare all'altra riva. Allora uno scriba si avvicinò e gli disse: Maestro, ti seguirò dovunque tu vada. Gli rispose Gesù: le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. E un altro dei suoi discepoli gli disse: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ma Gesù gli rispose: seguimi e lascia che i morti seppelliscano i loro morti. È bello perché tutto questo sta accadendo anche in un giorno particolare, cioè il giorno dei 100 anni della nostra sorella nella fede, Rosina. Ed è bello perché a festeggiare lei siamo davvero in tanti. Siamo in tanti e siamo qui di tutte le età. Vedo anche davvero con molta gioia questi ragazzi che forse se sommano i loro anni a 100 anni non ci arrivano. Però questo significa veramente essere un'unica famiglia. E in una famiglia ci sono i ragazzi, ci sono quelli di mezza età, ci sono quelli che ogni tanto fanno pure 100 anni. Cosa vi posso dire intanto? Che possiate arrivarci pure voi, così come la nostra sorella ci è arrivata. Intanto però, in tutto questo, noi abbiamo anche un compito particolare, quello cioè di dire una parola che forse tante volte dimentichiamo di dire e di dirci, la parola grazie. E grazia significa dono, anzi dono gratuito, dono che si fa senza nessun interesse personale. Quando si dice grazie non si fa altro che riconoscere che a quella persona che ci sta facendo un dono, che noi abbiamo capito che quel dono viene dal profondo del suo cuore. E allora insieme noi oggi diciamo grazie, lo diciamo al plurale pure perché siamo tanti, e lo diciamo al Signore che è il vivente e il datore della vita. Lo diciamo a Dio Padre, a Dio Figlio, a Dio Spirito, perché ci ha dato la nostra sorella Rosina, l'ha data a tutta la nostra comunità, è una di noi, e con la sua vita operosa ha davvero arricchito la nostra comunità. Grazie.
more.